Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Primo tempo, Lokomotiv Laria Virtus Napolis, vantaggio gol. Lokomotiv per 2-0. Andiamo da Brasillo. Brasillo, primo tempo che vi vede in svantaggio. Come sta andando la partita? Malissimo, mi sa pure struppiato. Come mai state giocando male? Bella domanda. Vabbè, ci sarà qualche cosa che non va proprio in questo primo tempo? Poca corsa, sicuramente. Quindi nel secondo tempo correre di più e magari provare qualche tiro più in porta? Magari, tirare di più. Ok, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Boniello, Boniello! Capitano! Grandissimo primo tempo che vi vede in vantaggio di 2-0, però vi state mangiando troppi gol. Lo facciamo sempre, purtroppo è così. Quindi nel secondo tempo magari concretizzare vediamo di più. Vediamo di fare un po' meglio, no? Va bene, in bocca al lupo. Buonasera, siamo qui con i migliori della partita tra Virtus Neapolis e Lokomotiv Lauria, finita 10-1 per il Lokomotiv Lauria. Alla mia destra abbiamo il migliore in assoluto della partita, Danjo. Alla mia sinistra invece è il migliore della squadra sconfitta della Virtus Neapolis, ovvero Cuccaro, giusto? Senti Cuccaro, partiamo da te, una partita, una brutta patosca per voi. Sicuramente erano superiori tecnicamente, anche come squadra. Noi è il primo torneo che facciamo e già lo sapevamo a cui andavamo incontro. Diamo il massimo e poi non riusciamo sempre a giocare con la stessa squadra, quindi... Quindi un ulteriore problema è proprio il fatto di non giocare sempre gli stessi. Sì, ogni volta siamo diversi, quindi non riusciamo nemmeno ad avere un sinonimo di squadra. Ok, grazie a Cuccaro. Passiamo a Danjo, il migliore. Grazie! A detta di molti è stata la partita della tua vita. Senti, a parte questo un grandissimo gol. Una prestazione collettiva bellissima della squadra, come al solito state giocando alla grande. Oggi tu sei stata la ciliegina sulla torta, oltre al tuo gol, anche una prestazione Vabbè, ottima. Dai, ringrazio al numero 8 e tutta la mia squadra che ha giocato molto bene. Come mai al numero 8? Ci voleva lui, per me gioca bene. Sei molto emozionato, eh? Abbastanza. Giovane Citasen. Senti, a livello personale, puoi fare qualche altro migliore in campo oppure ti fermi qui? Mercoledì, se c'è la possibilità, perché no? Grande Gianni! Questo sono, non è che... Sto ritornando, dai. Quando riuscire a lavorare? Gianni! Senti, a chi dedichi la medaglietta, la tua prestazione? A Giulia! Il tuo gol. No, la medaglietta la dedico a Murluccio. Ha giocato bene. E il tuo gol? Io lo dedico alla mia ragazza. Come si chiama? Bene, a Giulia. La vittoria la dedico alla squadra, dai. Scusa, dov'è il primo gol? Hai fatto un simbolo, era un cuore o un culo? Il cuore era rivolto di là e il culo era rivolto alla macchina. Grazie a Danjo.